Benvenuti al TG del Gormiti Show. Oggi tantissime news dal mondo di Gorm, ma prima devo assolutamente passare la linea. Cosa stai facendo, scusa? Come cosa sto facendo, scusa? Perché ti sei messo la giacca? E questi occhiali sono bruttini, eh? No, non sono bruttini, sono bellissimi, anche la giacca è bellissima. Giada, sto conducendo il TG del Gormiti Show. Il TG del Gormiti Show? Sì, il TG del Gormiti Show, oh. Perché abbiamo tantissime novità. Brava Giada, caschi dal pero. Ma posso fare la conduttrice insieme a te? Ah, ci devo pensare. Perché hai avuto una bellissima idea. Sì, ho capito, se non mi rompi la giacca te lo faccio fare. Ma allora, una condizione. Ma come una condizione? Ne vuoi due condizioni? No, una. Facciamo tre condizioni. No, una. Ok, allora questa. Qual è? L'ho preparata anche per te. Devo metterli? Assolutamente sì. Ta-da. Vedi che ridi anche tu. Sono brutti per quello. No, va bene Giada, sono simpatici, sono simpatici. Allora aspetta, prima di iniziare però dobbiamo dare il benvenuto ai nostri amici. Giusto, hai ragione, vai. Benvenuti al Gormiti Show. Passiamo subito alle novità del giorno. 4 puntate al mese in un'unica registrazione. Ogni venerdì saremo insieme a voi. Esatto, quindi mandateci tutte le cose entro il 15 del mese, perché noi registriamo poco dopo la puntata, mi raccomando. Esatto, seconda notizia. Esatto, passiamo alla prossima notizia. YouTube e privacy. Esatto, YouTube ha deciso di disabilitare i commenti nei canali Kids. Ecco, questo l'ha fatto semplicemente per tutelare i più piccini, sì. Per tutelare i più piccini. Non dipende da noi. Esatto, quindi però noi abbiamo trovato una soluzione a tutto. Sì, dovete andare su gormitishow.gormiti.com. Esatto. Lì potrete mandarci tutti i vostri commenti, foto, disegni, le vostre curiosità. Tutto quanto mandatecelo lì, mi raccomando, entro il 15 del mese. O altrimenti potete scrivere sui nostri canali ufficiali Facebook e Instagram. E mandateci anche appunto la baby dance, perché c'è il tutorial, mi raccomando, guardate, l'abbiamo inventata noi, La nostra baby dance. Poi, prossima notizia, continua il Winter Tour. Vi siete divertiti sulla neve? Avete pattinato sul ghiaccio? Io per 20 volte. Giada, è una frase fatta, sai le frasi fatte che si dicono, quelle cose. Io volevo dirtelo. Va bene, ok, l'hai detto, va bene. Ok, continua il Winter Tour, mi raccomando, se volete vedere i vostri miti dal vivo, Lord Carrion e Lord Titano, mi raccomando, andate sulla neve che sono lì che vi aspettano. Vedate, sono qui. Qui sotto. Esatto. Ora passiamo assolutamente alle previsioni del meteo. Le previsioni nel mondo di Gorm, praticamente. Gianni, aspetta, oggi... Non pensi che ci sta sfuggendo un po' di mano questo TG? Un pochino. Forse è meglio se andiamo a giocare un po'. Forse è meglio di sì. Allora, le previsioni, ragazzi. No, allora, andiamo a giocare. Le previsioni. Oh, finalmente è arrivato il momento di giocare. Sì, mi piace, sono contento. E per questa occasione giocheremo con i nuovi personaggi. Wow! E me mi hai regalato Ultra Orion. Sì, io Ultra Avo, che invece bello. Ho. Bello Ultra Orion. Allora li apriamo subito. No, aspetta, Gianni, facciamo un unboxing super veloce così giochiamo prima. Facciamo giù. Ok. Wow Giada, ma sei super magica. Però prima di iniziare a giocare ricordiamo a cosa serve il codice. Giusto. Bisogna andare sul sito e sbloccare il personaggio per l'applicazione. Giustamente. E ricordiamo a cosa serve il token. Va inserito all'interno del bracciale, così posso evocare in questo caso Ultra Orion. E dice anche il nome. Giusto, dice il nome. Ok, iniziamo a giocare. Io con il super pugno chiodato, guarda la qui, mia freccia così, guarda, e io te la lancio. No. E ti lancio di nuovo la freccia col mio super arco. Io la schivo, guarda come la schivo. Dai, invece ti ho preso. No. Te la gioco. Oh, aiuto. E ti lancerò io anche l'arco. Attacco. Ti ho colpito, visto? E adesso te lo lancio in questo modo. No, mi sconfitto. Ho Ultra Orion è forte. Ovviamente tutti aspetta, i personaggi che aspetta, uso sono aspetta. Forti. Cosa fai? Guarda bello! Che c'ho qui! È Ultra Tritian! Hai visto che bello wow. Che è? Guarda, e poi muove anche il braccio. Ma è bellissimo! È proprio forte! Però con questo forte. Io posso sconfiggere! No, cosa fai? Come muove il braccio? Aia. Te la lancia, hai visto? No, basta! Guarda, basta. Guarda. Sì, ok, bellissima! Per una volta vinco io! La mia lancia è più bella della tua! Oh, no, ma è bellissima! Giada, fammi per favore un unboxing veloce! Guarda qua. È bellissima. È bella, ma adesso te la faccio vedere, guarda. Guarda, te la faccio vedere così. Aspetta. Guarda qua. Ma come fai? No. Sì, così la vedi, così tipo. No, guarda, io ti sconfiggo con questo. Oh, per fortuna. Scusate ragazzi, ma Johnny mi stava attaccando con la lancia. Però adesso devo farlo tornare perché dobbiamo fare una cosa. Così, un colpo di qua, un colpo di là. Johnny. Ma
Giada, perché ho i disegni dei bambini in mano? Perché adesso è il momento dei disegni. Ma stavamo facendo la battaglia, stavo vincendo, ecco perché hai fatto la magia. No, dai, facciamo vedere i disegni. Va bene, è arrivato il momento del disegno garnitico. Va bene, ci sono arrivati dei disegni, Giada, tieni. Passamini. Esatto, tieni. Io leggerò. Ti attacco. Esatto, io leggo le dediche. Allora, ci è arrivato il disegno di Alessandro Tritini con una dedica. Anzi, no, non è una dedica, è la storia. Adesso vi spieghiamo. C'è pure scritto la storia. Esatto, ciao Giada e Johnny, siete fortissimi, grazie di fare il Gormiti Show. Grazie. Grazie di seguirci. A proposito, mi chiamo Alessandro, mi piacciono molto i gormiti. Spero che un giorno potrò venire al Gormiti Show. Vi mando la mia storia e un disegno di Urik. Ciao da Alessandro. Chissà, magari la faremo anche la storia. Esatto, infatti è qua, guarda, questa è la sua storia. Ah, eccola qua. Dopo la leggiamo. Attacchiamo anche la storia. Esatto, l'attacchiamo. E nelle prossime puntate magari la facciamo, continua a seguirci. Poi, Fabio Mainardi ci manda due disegni. Questi molto due. Natalizi. Wow. Sì, perché l'ultimo già fatto da dopo. L'albero di Natale. L'ultimo già da poi ti dico. Allora, Fabio ci manda: ciao Giada, ciao Johnny, sono Fabio, 4 anni, abito in provincia di Varese, sono un grande fan dei gormiti e guardo sempre il vostro bellissimo show. Per Natale, vista la mia passione, ho fatto due lavoretti gormitici che mi invio. Spero vi piacciono e li possiate mostrare o salutarmi. Auguro buon Natale e a voi e a tutta la gente che vi aiuta a fare il Gormiti Show. Grazie mille. Fabio, infatti sono bellissimi. Poi bellissimo l'alberello con al posto delle palline tutti i gormiti. Esatto, molto è un capolavoro. Poi questo, Giada, disegno. È molto curioso, scusami, è molto curioso. Lo giriamo così perché devo vedere anch'io. Praticamente ha disegnato un gormita che non esiste, è un'invenzione sua di Leonardo. Ha disegnato Lord Fulminex. È fantastico che come nome. Lord ci Fulmine. Può stare. Secondo me è un lord. Sì, appunto, il suo attacco magari può essere fulmine. Magari prenderanno spunto e lo metteranno, chi lo sa. Magari prendono lo spunto i disegnatori, che tra l'altro abbiamo inventato i disegnatori. Vabbè, bravo. Giada, ora teletrasportiamoci alla parete Mecca. Vai. Va bene. Finalmente siamo arrivati al momento di mostrare le vostre foto e attaccarle al muro Mecca. Oggi vi mostriamo la foto di Giacomo. E Giacomo, vediamo un po'. Allo zainetto. Wow, lo zaino dei gormiti, sicuramente sarà un anno gormitico, cioè, a scuola. Anche la torre degli elementi. Elementi, un sacco di gormiti. Fantastico. Bravo. Ti appendiamo qui con noi. Ed eccoti qui sul muro Mecca. Così ci fai compagnia nelle prossime puntate. Ora Giada. È arrivato il momento. Esatto, dei saluti. Di saluti e di rispondere domande. Andiamo sui divanetti. Mettiamoci comodi. Oh, che belli comodi questi divanetti. Allora, salutiamo Giuseppe Bova, Gameod 07 e Jacopo Musumeci. Ciao. E rispondiamo alle vostre curiosità, alle vostre domande. Vediamo che cosa ci chiedono. Vai. Kevin Channel Tour Ita. Ciao Johnny e Giada, perché Giochi Preziosi non fa un film sui gormiti o sul Gormiti Show? Sarebbe davvero bello avere un bel sarebbe film. Sarebbe fantastico. Un bel film al cinema dei gormiti. Io sicuramente sono in prima fila a vederlo. Ma anch'io sicuro. Andiamo insieme allora, è fatta. Andiamo insieme. Ok, e Leonardo Soldani ci scrive: cosa avete trovato nelle mystery box? In ogni mystery box c'è sempre qualcosa di diverso. Sai cosa hai noi fatto? Le abbiamo aperte tutte. Le abbiamo aperte tante. Le abbiamo aperte talmente tante che io non mi ricordo neanche più cosa ho trovato. Sicuramente un sacco di giochi bellissimi. Anch'io. Bene, siamo arrivati alla fine della puntata. Sì, perché mi rattristo. Come sempre, Johnny. Però diamo l'appuntamento alla prossima puntata dei nostri amici. Esatto. Alla prossima settimana. La prossima settimana cosa devono fare? Continuano a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale YouTube. E iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono tantissime news ogni volta, Mi raccomando. Poi mettete tanti like. Commentate sul sito gormitishow.gormiti.com. Esatto, lì potete commentare, scriverci tutto quello che volete e noi vi rispondiamo nel prossimo episodio. Non ci resta che salutarvi, un saluto da Johnny e Giada. Ciao.